carta d'identità. Nome, Lee Osh. Le voci di Valfurva. Luogo di nascita, Santa Caterina, Valfurva, Sondrio. Data di nascita, autunno 2008. Genere, spiritual goss pop. E andiamo avanti invece a parlare subito con Christian. Perché questo coro è molto molto curioso. Cioè nel senso che non siete il solito coro, no. Ma siete un coro di giovincelli spiritosi, giocosi. Com'è nato questo coro? È questo gruppo vocale, per così dire, perché siamo in pochi, nasce nel 2008 sull'onda della passione nostra di giovani di voler cantare, di stare insieme e di condividere appunto dei momenti di convivialità e per imparare anche qualcosa, studiare musica e crescere e fare un percorso insieme. E dopo 11 anni la nostra fortuna di arrivare qui a partecipare a tutti in coro è per noi sicuramente un piccolo traguardo e una bella soddisfazione. Ma è bello anche da vedervi, con le tennis, molto giovani, è bella questa cosa. Grazie. Ma ad esempio la scelta dei brani, scegliete insieme, discutete, come viene effettuata la scelta dei brani che appunto poi... Allora, eseguite? I primi anni ci siamo fatti un po' influenzare da quelli che sono i canti popolari, i canti degli alpini, la tradizione dei canti popolari, perché una buona parte di noi proveniva da cori più ampi. In pochi ci siamo ritrovati e abbiamo capito che in pochi potevamo fare delle cose molto belle. La scelta dei pezzi, Sabrina, come dici tu, è un po' un litigio in senso buono, nel senso che ognuno ha le sue influenze, la sua passione musicale, i suoi generi. Ci mettiamo insieme e concertiamo una soluzione e ci riusciamo. Chi è il più pazzo, diciamo, allegrotto del coro? Ma il più pazzo? Non lo so. Non so, c'è non quello lo so. Che emerge di più casinaro? Durante la festa sicuramente Fabiano si sa distinguere in maniera guarda, corposa. Vedi, è bellissimo questa cosa. Ed è anche cosa il più la nostra pietra miliare, perché è uno dei fondatori ed è il meno giovine, per così dire. Meno giovine. Questo brano, Na volta ghera, sì. Che cosa c'era una volta? Di che cosa parla? Allora, è un brano popolare, famoso, direi... In tutto il panorama delle Alpi, perché è un canto d'osteria che è stato tramandato. Si sa, il canto popolare parte e come il vento atterra nei luoghi più remoti dei nostri piccoli paesi. Anni fa c'erano le osterie, adesso non ci sono più, però noi vogliamo comunque cantare lo stesso. E questo è un brano che ricalca un po' l'inizio del nostro percorso, dei nostri primi anni. E quindi pensavamo fosse cosa giusta proporvelo a voi questa sera come introduzione per un biglietto da visita di quello che è il nostro gruppo vocale. È importante. E poi tra l'altro io dico Lee Osh, ma si pronuncia perché ovviamente loro sono... Campanilisti, no? No, vabbè. No, voi cosa dite? Lee Osh? Lee Osh, con la O chiusa, Lee Osh, che nel dialetto dell'Alta Valtellina, dei comuni Osh. Che compongono, quindi stiamo parlando di Bormio e dei comuni intorno appunto in Alta Valtellina, significa le voci. E quindi abbiamo pensato, nascendo, di dare questa connotazione un po' personale, no? Anziché in italiano, in dialetto, perché ci piacciono un po' le nostre radici, perché non dobbiamo dimenticarle. Ci piace cantare cose anche nuove, però non dimentichiamo neanche quello che cantavano i nostri nonni nelle osterie. Quindi lo vogliamo proporre, diciamo. E allora, Christian, ti faccio subito accomodare Lee Osh con Na volta ghera. Tra la 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 la. Na volta che era una brutta vecchia che la aveva due denti soli, la palpa uno e che scorlava. La palpa s'altro il che resta in mare. Due,
te la ti che mi non la voi. La gana goba, la gana goba, toi te la ti che mi non la voi. La gana goba che sfrega il linzio i. Avesse un lampion, Jesus Maria, Jesus Maria, se tu ti becchi avesse un lampion. Jesus Maria, che illuminazione. Hey! Che meraviglia! Guarda! Grazie. Giuria, teniamo in considerazione la simpatia, perché la bravura ovviamente non sta mai a dirlo perché sennò poi influenzo. Però diciamo la simpatia, sono veramente bravissimi. Poi c'era questa nota che hai fatto? Aveva ragione a dire che sei il più mattacchione. E comunque non è facile senza pianoforte, senza musica, senza accompagnamento, intonare, essere così intonati. Quindi bravissimi, veramente. Grazie. E in questo nuovo brano che invece adesso poi andrete ad eseguire, abbiamo bisogno anche di due fanciulle. Ci sono unite due fanciulle al coro. Le chiami tu, Christian? Sì, le chiamo io. Sono Sara e Beatrice. Vieni, Sara, vieni, Beatrice. Oh... Ma facciamo una domanda proprio piccola a Sara e Beatrice. Tu sei Beatrice? Sara, difatti Beatrice è andata lì, era ovvio. Sara, com'è lavorare con tutti questi fanciulli? È dura perché sono un po' indisciplinati. Ah, bene. Uno poi è mio marito. Bene. E quindi è sempre più difficile. No, dai. No, perché non si era, ma due meravigliose ragazze in un coro di maschietti c'è sempre aiaia. Però va bene. Avete scelto un brano MLK, Martin Luther King, giusto? Sì, è un pezzo degli anni 90 del gruppo rock degli U2, che poi è stato arrangiato per sei voci da un sestetto inglese molto famoso per chi ama il canto a cappella, che sono i King Singer, che sono sei cantanti inglesi eccezionali. Noi abbiamo recuperato questo arrangiamento e appunto per quanto riguarda le voci femminili le abbiamo volute introdurre perché hanno aumentato l'estensione vocale del gruppo e perché hanno... sicuramente la capacità di dare un tocco espressivo maggiore, quindi è un po' per così dire una prova di evolutiva del nostro gruppo che negli anni dal 2008 ad oggi ha cambiato spesso faccia e ha cambiato spesso anche modo di interpretare e di interpretare i pezzi, quindi ci proviamo, è un'avventura nuova ogni volta, ma la passione è dalla nostra. È qualcosa di bello perché passate da un genere all'altro.
siete partiti con un genere un po' più giocoso, andiamo invece ad ascoltare adesso un brano un pochino più importante. Esattamente, sì, infatti è un pezzo anche da un punto di vista armonico molto bello, che a noi piace molto, abbiamo imparato alcuni anni fa e adesso con l'integrazione appunto di due voci femminili speriamo ancora che diventi molto molto piacevole. Pronti? Quindi, siamo pronti. Siamo curiosi. A tutti in coro, Li Osh con MLK, Martin Luther King.